come granello di senape. Il commento al Vangelo. Una donna impastato di notte crescerà e ti verrà pane benefico nel forno del mio Signore. Si è lodato Gesù Cristo, cari fratelli, celebriamo la 29ª domenica del tempo ordinario. Ascoltiamo il Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù diceva ai suoi discepoli una parabola sulla necessità di pregare sempre senza stancarsi mai. In una città viveva un giudice che non temeva Dio né aveva riguardo per alcuno. In quella città c'era anche una vedova che andava da lui e gli diceva: «Fammi giustizia contro il mio avversario». Per un po' di tempo egli non volle, ma poi disse tra sé: «Anche se non temo Dio e non ho riguardo per alcuno, dato che questa vedova mi dà tanto fastidio, le farò giustizia perché non venga continuamente a importunarmi». E il Signore soggiunse: «Ascoltate ciò che dice il giudice disonesto. E Dio non farà forse giustizia ai suoi eletti che gridano giorno e notte verso di Lui? Li farà forse aspettare a lungo? Io vi dico che farà loro giustizia prontamente. Ma il figlio dell'uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra?» Il brano di oggi, cari fratelli, ci pone dinanzi a un tema assai anch'esso importante: la forza della preghiera. Sì. La forza della preghiera dove risiede? Nella costanza. Dobbiamo riscoprire oggi il valore della preghiera in questa nostra società, in questi nostri tempi odierni. Soprattutto oggi, io direi, in questa mentalità materialistica e paganeggiante, dove non si dà rilevanza alla vita spirituale in genere e poi neppure alla preghiera in particolare. In questa società dove c'è una mentalità assai diffusa dell'efficienza e dell'attivismo, per la quale pregare è tempo perso o quasi. Ciò che conta oggi, si ritiene, è agire, operare, darsi da fare. C'è pure da considerare che nell'uomo di oggi l'atteggiamento altezzoso e anche presuntuoso di chi crede di poter ottenere tutto con le proprie capacità, con le proprie forze, con i mezzi di cui si dispone e di cui dispone la stessa scienza oppure la tecnica, si è sottoposti anche a un ritmo di vita, diciamo, così frenetico che sembra non lasciare il minimo spazio alla preghiera e al colloquio con Dio. Ancora, come elementi negativi, c'è pure questa società in cui viviamo, che è una società piena di rumori, anche a casa, da non poter stare soli nel silenzio e nel raccoglimento. E allora il Vangelo di oggi, Gesù ha raccontato questa parabola sulla necessità della preghiera, cioè di pregare sempre senza stancarsi. Ci dice Gesù: vedete il caso di quella vedova? Alla fine ha ottenuto per la sua insistenza. Perché tutto questo? Perché Gesù ci ha raccontato questa parabola nonostante quell'immagine del giudice disonesto? Perché ci vuole fare comprendere che pregare è necessario, è indispensabile alla nostra anima, come l'aria per respirare, come il cibo per poterci nutrire.
perché siamo creature, noi dipendenti di Dio, bisognosi di questo suo aiuto. Perché dobbiamo pregare per vivere cristianamente da figli di Dio? E come pregare? Sì, c'è la preghiera, quella che noi chiamiamo vocale, ma c'è anche la preghiera fatta con il cuore, con la nostra mente. La preghiera che è questo atteggiamento dello spirito che vive e ci permette di vivere alla presenza di Dio, e tutto orienta a Lui e tutto orienta alla sua gloria. La preghiera per i fratelli, quindi, è una disposizione abituale della nostra volontà e del nostro cuore, che tutto vuole fare per amore di Dio e per poter piacere anche a Lui. Come chiama in mente sempre la persona amata, così noi con la preghiera manifestiamo questo amore verso il nostro Dio. Ciò non significa che dobbiamo mettere da parte quelli che sono i nostri adempimenti, non significa trascurare gli altri impegni, i doveri, la nostra stessa attività quotidiana, ma si tratta di trasformare tutto in preghiera, e tutto può diventare preghiera, tutto può diventare lode a Dio, i miei lavori quotidiani, la famiglia, tutto ciò che ogni giorno noi svolgiamo, mettiamolo nelle mani del Signore. Per arrivare ad acquisire questo spirito però di preghiera è assolutamente necessario imporsi anche dei tempi o dei momenti nel corso della nostra giornata. È bello potersi sottrarre dei momenti, 10 minuti, un quarto d'ora, per poter stare soli, a solo, con Lui, con cui con regolarità, cioè, si sta davanti a Dio, pregandolo. E ricordiamoci che a pregare si impara pregando. È un segreto ancora di più. Più si prega e più diventa facile pregare, e più ci si prova gusto. E Gesù ci ricorda, senza stancarsi. Questo Gesù ci chiede. Dio ascolta, la parte finale del Vangelo è molto bella anch'essa. Dio ascolta i suoi eletti che gridano notte e giorno verso di Lui. E aggiunge Gesù, non li farà a lungo aspettare, farà loro giustizia prontamente. Non ci farà Dio mancare quello che è necessario alla nostra salvezza, non ci farà mancare ciò che è necessario al nostro vero bene. Sia lodato Gesù Cristo.